Bentornati appassionati di cucina, amici di Chef in Cucina. Come promesso anche oggi vi saluto da Hotel Zunica, Civitella del Tronto, insieme al nostro chef Attilio De Santis. Buongiorno. Chef de partie del ristorante Zunica, vero? Sì, sì. Ecco, spiegaci un po' che significa, perché anche io non sapevo, insomma, che esistesse questa classificazione. Sì, lo chef de partie è lo chef che si occupa appunto della sua partita. In questo caso mi occupo di lievitati, per lo più paste madre ad altro, abbiamo i dessert e abbiamo gli antipasti. E oggi che cosa ci propone? Oggi proponiamo una bruschetta ripassata al lardo con una tartare di marchigiana e tartufo nero scorzone. Che meraviglia, sì, che meraviglia, sì. Wow, piatto gustosissimo, sì, sì. Perfetto come antipasto immagino, sì, giusto? Sì, sì, per gli amanti della carne cruda soprattutto. Attilio, ma tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 25. Cavoli, 25 anni, sì. E questa passione per la cucina? Beh, come tutti, viene spesso tramandata dai genitori, dalle mamme o dalle nonne. Tu sei abruzzese, sì? Sì, di Notaresco. Dai. Originario di Notaresco, sì. Sono stato 2 anni fuori in Inghilterra, a Londra, e poi sono tornato 2 anni fa e ho fatto un paio di giri qui da noi e da 5-6 mesi sono stabile. Sei approdato, sì. Qui non potevi approdare in porto sì, migliore, sì, secondo me. Veramente. Ti faccio i complimenti perché, insomma, 25 anni, però da come parli sembri molto più grande. Grazie. Proprio per la maturità che trasmetti. Grazie. Quindi complimenti. E allora veniamo a noi, al vero protagonista che è il tuo piatto. Sì. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per realizzarlo? Ok, abbiamo bisogno di un po' di lardo di maiale, diciamo 20 grammi, tartufo nero scorzone, sale Maldon, concentrato di pomodoro su per giù 10 grammi, cumino in polvere, sì, aglio in foglie, senape su per giù 10 grammi, mezzo cucchiaino, un 60 grammi di carne cruda, in questo caso filetto di marchigiana, sì, e un pane integrale dove a cui abbiamo levato le croste e abbiamo solo la mollica in questo caso. Ok, perfetto. Quindi procediamo con la nostra bruschetta, okay, gustosissima. Andiamo. Allora, prima operazione da fare. Prima operazione, battiamo la tartare a coltello. In questi casi la battiamo a coltello perché vogliamo avere ancora la carne nel dente, no? Okay. Molte persone le passano al tritacarne. In questi casi usiamo il coltello perché vogliamo, sì, ottenere ancora la sua forza. Ok, ok. Beh, il tritacarne poi andiamo ad ottenere tipo un macinato, sì, no? E sì, quindi diventa, sì, un po' una poltiglia. Sì, sì. Perché... ma molte persone lo fanno perché appunto... invece se vogliamo mantenere non hanno la tempo, consistenza... sì, sì, sì. Così rimane proprio anche il pezzettino, sì, definito. Sì. A differenza invece della, sì, tritacarne che tende un po' a fare la polpetta. Sì, ecco, diciamo di sì. Una specie di polpettone, ecco. Sì. Quindi continuiamo, insomma, passione battere per la cucina da sempre, insomma, sì, ci sei, sì, cresciuto, sì, quindi in un ambiente fertile in questo senso? Sì, 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 sì. Io ho mamma che, come tutte le mamme abruzzesi, mm, diciamo, la maggior parte amano stare in cucina, cioè si dedicano alla cucina e di conseguenza ho sempre visto fare da lei molte cose. Come si chiama la mamma? Maria. Maria, sì, salutiamo la signora, sì, Maria, complimenti per questo giovanotto. Sì. I nuovi chef abruzzesi. Speriamo, beh, sì. Che bello, che bello. Ok, una volta ottenuta questa consistenza andiamo a battere ancora più forte. Sì. Usiamo un trinciante perché ha molta forza e di conseguenza è più pesante. Sì. Ok. Ok, una volta ottenuto questo, puliamo il coltello. Mettiamo qui. Prendiamo una ciotolina. Poniamo la tartare dentro, in questi casi non serve tutta, ma la condiamo. Okay. Usiamo senape in grani, usiamo un po' di cumino in polvere precedentemente tritato, un cucchiaino, mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro. Quanto è bella quella senape in grani! Sì, molto. L'abbiamo tenuta così grossolana perché volevamo appunto farla sentire al dente. Un po' di sale Maldon, in questi casi uguale alla senape, avrà la sua consistenza. Già così la mangerei la tartare senza mettere acqua. Un filo d'olio e infine un po' di erba cipollina tritata sempre a coltello, un po' di erba aglio, scusatemi. Sì, anche perché sono molto simili, quindi sì, è facile, sì, confondersi. Anche io quando l'ho vista pensavo fosse erba molto, cipollina. Sì, sì, sì. Invece aglio in foglia. Un po' più spessa.
Che profumo. Mettiamo qui dentro grossolanamente un cucchiaio. Prima, okay. E andiamo a ad amalgamare tutto. Sì. Pensa che meraviglia. Cumino in polvere, ho sempre visto i semi di cumino, sì, in polvere. Noi preferiamo tritarle e poi farle essiccare, così usiamo al massimo la sua forza, diciamo. Usiamo al massimo la sua, il suo sapore. Cavoli, però anche, arriva anche l'odore del pomodoro, sì, concentrato, sì, con l'olio. Sì, sì, meraviglioso. Sì. Profumo di molto, estate. Molto mediterraneo, sì. Sì, esatto, esatto. Ok. Una volta ottenuta la nostra tartare, la lasciamo qui. In questi casi andiamo sulla casseruola. Ora con il nostro lardo di maiale andremo a scottare il nostro pane integrale. Aggiungiamo un po' di lardo. Cioè questo deve essere buonissimo. Portiamo, sì, 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 sì. Questa parte è la parte, diciamo, grassa, perché in questi casi abbiamo usato un filetto che, okay, è la parte magra del vitello. Ok, quindi è ben bilanciato. Sì, e andiamo ad usare il lardo per appunto bilanciare il grasso col magro, certo, diciamo, ecco. Esatto. Qual è il tuo piatto preferito? Ma il mio piatto preferito, a me piace molto la pasta ripiena. Pasta ripiena, anche a me, sì, sai? Sì, sì, sì. Sono amante molto della cucina piemontese, in questo caso non so se qui da noi si iniziano a conoscere un po' di più, sono i ravioli al plin. Mai sentiti? Dai! Si chiamano plin perché vengono pizzicati, appunto. Plin in piemontese vuol dire pizzicare. Allora sono, me li devi fare una volta, no, attivo, no, li faremo insieme una volta. Sono esperto in pasta ripiena, sì, mi piace, sì, molto. Io le adoro, io non amo la pasta, però la pasta ripiena mi piace. Sì, 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 sì. Va. Io mangerei pasta ripiena e carne, sì, e pesce. Tutti i giorni. magari il pesce un po' di meno, un però di meno. La carne sì, diciamo che mi piace molto. Ecco. Anche a me, tantissimo. Infatti questo piatto è proprio un ricordo. Hai proprio scelto un piatto che mi piace. Una volta dorata da una parte, la giriamo. Ma questo è l'effetto del lardo, sì, che può diventare, sì, il pane, sì, così. Sì, 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 sì. Bello dorato. Ok, una volta ottenuto questo, una parte anche croccante, diciamo, che, sì, manca in questo piatto, sì, la otteniamo con questo pane integrale ripassato al lardo. Una volta ottenuto questo lo andiamo ad asciugare, togliere l'eccesso, sì, la parte croccante la lasceremo sopra, sì. A questo punto useremo il tartufo nero, mm-hmm, lo scaglieremo con un tagliatartufi, sì, che regoliamo prima, ok. Ah, ce lo prepariamo qui? Sì. Ok. Cioè, il tartufo mi piace tantissimo. Questo poi è proprio pregiato. Io amo più il tartufo nero che il bianco, sinceramente. Sì, a me piacciono entrambi. Sì, sì, non sì, disegno, sì, non scartiamo niente. Una volta ottenuto questo, passeremo la nostra tartare sul pane passato al lardo. Che meraviglia, Attilio. Complimenti. Aiutandoci. Bravissimo. Un pochino. La giusta quantità, ecco, per non coprire del tutto il pane. Lo passeremo su un piatto e finiremo con il tartufo nero a scaglie. Mazza, che eleganza questo piatto. Piatto molto, ecco qui, piatto molto fine, that's it. Un'eleganza incredibile. Sì, 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 sì. Perfetto come antipasto, ma anche un eccellente finger food, sì, secondo, sì, me. Sì, 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 molto, molto. Da finger è anche meglio, diciamo. Veramente? C'è un'espressione unica in bocca. Veramente complimenti, Attilio. Grazie per questo piatto e te ne chiederemo sicuramente altri. Grazie, grazie mille. E voi continuate a seguirci, vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8. Il peperoncino nelle dosi piccole stimola la produzione di succhi gastrici, stimola la digestione. Ma se abbondiamo troppo con il suo contenuto, potrebbe anche provocare la gastrite e stoppare il nostro appetito.